Era la vigilia di Natale ed eravamo tutti a letto, come avremmo dovuto a quell'ora. A un certo punto venni svegliato da un rumore martellante provenire dal soffitto. Mia moglie continuò a dormire mentre io mi alzai dal letto per andare a controllare. Trovai mio figlio in piedi davanti al camino, accanto a tutti i regali che io e mia moglie avevamo incartato soltanto un'ora fa. Ehi, campione, dissi con voce intontita, che stai facendo in piedi a quest'ora? Ho sentito Babbo Natale sul tetto, papà, e volevo scendere a vederlo. Alzai un sopracciglio mentre guardavo i regali davanti a lui. Sembra che Babbo Natale ti abbia portato molti regali quest'anno. Devi essere stato un bravo ragazzo. Mio figlio guardò a terra con un cipiglio. Ehi, perché questo muso lungo, ragazzo? Babbo Natale dice che sei stato tu a incartare quei regali. Ah, hai parlato con Babbo Natale allora. Guardò di nuovo il pavimento. Sì, ma mi ha detto di non dirtelo. Temevo che forse un suo compagno di classe o un bulletto potesse avergli detto questa cosa. Non so chi te lo abbia raccontato, ma non è così. Si voltò di nuovo verso il camino e io andai a preparare una tazza di caffè, pronto a svegliare anche mia moglie. Tanto ormai. Mentre preparavo il caffè, sentii mio figlio sussurrare qualcosa. Ehi, piccolo, con chi stai parlando? Mio figlio si voltò e disse: Con Babbo Natale. Poi cadde in ginocchio e crollò sui palmi delle mani. Guardai verso il camino e vidi un lungo, sottile braccio con una maglia a righe nere e grigie che scendeva lungo il camino, una mano ossuta dalle lunghe dita intorno alla caviglia di mio figlio. Lasciai cadere a terra la tazza di caffè e feci qualche passo avanti, ma fu tutto inutile. Il camino assorbì di netto mio figlio, trascinandolo verso l'alto. Le sue urla echeggiarono sui mattoni, poi forti colpi iniziarono a provenire dal tetto. Corsi fuori, ignorando le urla di mia moglie dal piano di sopra, e rapidamente sbirciai il tetto dove si trovava un uomo, alto, magro, vecchio e barbuto. I suoi occhi erano infossati e gli occhi stessi erano neri come la pece. Le corna si estendevano dalla sua fronte, protendendosi verso il cielo notturno. Aveva un sacco rigonfio sulla spalla e mio figlio si dimenava dentro a quella borsa. L'uomo barbuto mi guardò, si portò un dito alle labbra, poi saltò sul tetto del mio vicino e su quello successivo, finché non scomparve nel nulla. Mia moglie mi raggiunse nel panico e chiese dove fosse nostro figlio. Le dissi di telefonare alla polizia e così fece. Ed ora siamo qui. La polizia mi ha interrogato ripetutamente e io all'inizio ho provato a raccontare la vera storia di quello che è successo, ma di fronte alla loro comprensibile incredulità, alla fine ho detto loro che c'era stata una rapina e che mio figlio era stato rapito. Io ho provato a dire agli agenti di aver visto una specie di Babbo Natale. Ma d'altra parte, nemmeno io credo che quello fosse Babbo Natale.